di avere Emanuele come allievo per tutti e 5 anni della sua, diciamo, della sua presenza alla scuola superiore, perché l'ho avuto, sono stato il suo tutor, il suo relatore alla triennale e per la laurea magistrale. Emanuele, è stato un piacere essere il relatore di Emanuele, perché Emanuele è un ragazzo molto indipendente e molto brillante, come vedrete anche dalla presentazione che farà. E questo lavoro è un lavoro originale di ricerca che abbiamo fatto con Emanuele, ma il ruolo di Emanuele è stato fondamentale a mio avviso, ed è tratta un problema che in questo momento è di estrema importanza pratica. Ora, il problema che è considerato in questo risultato è quello di permettere a un gruppo di utenti di eleggere un leader tra di loro, cioè colui che sarà autorizzato a fare un certo numero di operazioni o qualche operazione in particolare. Questo tipo di protocolli sono di estrema importanza, in particolare, per esempio, per sistemi come quello di Bitcoin, dove bisogna pubblicare dei blocchi periodicamente, e quello che dovrà pubblicare il blocco sarà proprio il leader che verrà eletto da protocolli di questo tipo. Ora, questi protocolli sono estremamente difficili da realizzare in modo corretto, in modo sicuro, già in contesti nei quali, soprattutto in contesti nei quali, gli utenti non si fidano l'uno dell'altro. Diciamo che chiunque abbia partecipato a una riunione di condominio sa quanto è difficile mettersi d'accordo in contesti di questo genere. Quelle cose sono rese ancora più complesse dal fatto che noi non conosciamo spesso nemmeno l'identità degli utenti che partecipano a questa sorta di mega di riunione di condominio. D'altro canto, come dicevo, questi protocolli sono di fondamentale importanza pratica. Quelli che spesso vengono utilizzati sono protocolli di tipo probabilistico, nei quali essenzialmente ad ogni elezione potrebbe essere, ci si aspetta che venga eletto un unico leader, però in linea di massima questo potrebbe non avvenire. Potremmo avere più di un solo leader che viene eletto, nessun leader. Questa cosa ha, diciamo, data l'importanza dei sistemi come quello di Bitcoin, ha dato origine a tantissimo lavoro e a tantissimi studi. E quello del quale si è occupato Emanuele è un caso particolarmente interessante, quello nel quale vogliamo essere sicuri che venga eletto un singolo ed unico leader per ogni round. Questo tipo di protocolli sono ancora più complicati da realizzare, però hanno molti vantaggi concreti, sia dal punto di vista proprio della pulizia del protocollo, ma anche dal punto di vista della sicurezza, perché alcuni recenti studi hanno dimostrato che rendono molto più resistenti e robusti i protocolli di elezione di leader rispetto a determinati tipi di attacchi. Volevo fare solo un cappello generale, forse ho preso anche più tempo di quello che avrei dovuto, quindi lascio subito la parola ad Emanuele. Prego. Allora, quindi ringrazio la Commissione, ringrazio il professore Dario Catalano per l'introduzione. Inizio appunto, come è stato detto, questo appunto è un lavoro che abbiamo fatto, c'è cioè un joint work con il professore Dario Catalano e Dario Fiore. Diciamo, già il professore Catalano ha fatto una completa introduzione del lavoro, quindi procedo subito entro subito nel merito. Allora, quindi, come è stato detto in questo articolo. In questa presentazione oggi diciamo, presenterò quello che è il nostro, cioè, diciamo, parlerò principalmente di protocolli per elezioni di leader, in cui il setting è un gruppo di utenti che diciamo, seguono un protocollo e alla fine di questo protocollo lo scopo è eleggere un leader possibilmente unico all'interno di questo gruppo di utenti. Ora, questo tipo di protocolli sono essenzialmente utilizzati, diciamo, il motivo per cui diciamo, nascono come protocolli diciamo, a radici diciamo, in contesti pratici, ed in particolare per raggiungere consenso in problemi in contesti tipo blockchain, in cui è importante eleggere un leader che deve essere colui il quale deve, per esempio, pubblicare il prossimo blocco nella blockchain o eseguire, come diceva il professore Catalano, una serie di operazioni. Diciamo, cioè, per cui soltanto una persona appunto, può eseguire queste operazioni e gli altri concordano che quelle sono le operazioni eseguite. Ora, il problema però dei protocolli utilizzati in pratica diciamo, fino ad ora è che tutti questi protocolli sono probabilistici, nel senso che non eleggono un unico leader, ma eleggono un unico leader diciamo, in expectation. Nel senso che la maggior parte delle volte c'è un solo leader, però più può capitare, è possibile che più leader vengano eletti, oppure nessun leader venga eletto.
Ora, per fare un esempio del perché questa cosa succede, diciamo, il classico, cioè, un modo per idealizzare i protocolli attuali, ad esempio, può essere, dato un insieme di utenti, la fase iniziale di lezione assegna ad ogni utente un numero random, l'utente col numero più basso, che però inizialmente è segreto, è effettivamente il leader. Il problema di questo approccio però è che gli utenti non possono sapere mutualmente chi ha ricevuto il numero più basso, quindi alcuni utenti sanno che il loro numero magari è troppo alto per poter essere il leader, ma altri non sanno, cioè sanno di poterlo essere potenzialmente, ma non sanno di esserlo, fino a quando non viene eseguito un protocollo per decidere chi tra questi è il leader. E questo generalmente introduce dei problemi, tra cui la possibilità di avere forks, cioè più utenti che pensano di essere il leader perché magari non ricevono i messaggi corretti. O anche quello che è wasted effort, cioè più utenti che generano ad esempio queste operazioni, il blocco successivo o cose simili, a dispetto del fatto che però solo uno di questi utenti sarà colui il quale potrà appostare per esempio il blocco nella blockchain. Per risolvere questi problemi, appunto, nel 2020 è stato proposto in un articolo di Bonnet, Skandinav, Hanzig e Greco. È una nuova primitiva che è chiamata Single Secret Leader Election, cioè un'elezione con un singolo leader. In cui l'unica differenza è che al posto di avere una fase finale in cui tutti gli utenti, diciamo, cioè in cui più leader potenziali vengono eletti e poi una fase di tiebreaker viene eseguita tra gli utenti potenzialmente eletti, sia un unico leader per tutto il protocollo, e questo leader rimane segreto fino a quando non si rivela. Queste sono le due principali proprietà. Ora, i vantaggi di questi, cioè, diciamo, il vantaggio di questo tipo di primitiva, appunto, cioè, di questa primitiva è che, come è stato osservato in un altro recente articolo, by Azzubi e Cappelletti nel 2021, diversi attacchi che possono essere eseguiti in probabilistic leader election non funzionano altrettanto bene in questi contesti. Però lo svantaggio, appunto, è che lo stato attuale, lo stato dell'arte su single leader election, presenta, diciamo, protocolli meno efficienti per poter eleggere un leader. Quindi c'è un gap significativo tra queste due primitive. Ora, per dare una definizione un po' più precisa di cosa intendiamo per single secret leader election, nel primo paper, quello di Bonnet, Skandinav, Hanzig e Greco, vengono date tre proprietà fondamentali. La prima richiede che per ogni elezione ci può essere al più un leader. E in questo vorrei osservare appunto che il leader è richiesto essere al più uno e non esattamente uno, perché un giocatore appunto malicious, un avversario, può per esempio essere il vincitore di un'elezione, può essere colui che viene eletto leader, però può decidere anche di non rivelarsi, per cui possono esistere elezioni senza leader, anzi è purtroppo impossibile evitare che ciò avvenga. La seconda proprietà è appunto detta fairness, cioè il fatto che tutti gli utenti devono avere la stessa probabilità di essere eletti leader, cioè il leader è unico, però viene scelto essenzialmente uniformemente a caso tra tutti gli utenti attualmente registrati. E infine l'ultima proprietà che vogliamo è l'unpredictability, cioè una volta che il leader viene eletto e prima che questo leader si riveli, nessuno deve avere nessuna informazione su chi sia il leader attualmente eletto. Quindi deve restare segreto fino a quando non si rivela. E ciò è importante per evitare, per esempio, in contesti tipo blockchain, che il leader possa essere, ad esempio, bloccato o possa subire attacchi di tipo DDoS, prima che posti il blocco, in modo tale che il protocollo possa andare avanti. Ora, un problema che abbiamo osservato in un altro paper precedente a questo lavoro, sempre a Catalano Fiore, diciamo, io stesso, nel 2021, in cui abbiamo osservato appunto che questa definizione purtroppo soffre di un problema, è il fatto che queste proprietà purtroppo possono non essere preservate se il protocollo viene eseguito in un contesto più grande, cioè se il protocollo viene composto con altri protocolli o viene eseguito in parallelo su più istanze, la sicurezza non è più garantita. E per ovviare a questo problema abbiamo proposto una nuova definizione in un modello detto Universal Composability Framework, comunque Universally Composable. In questo modello, essenzialmente, la definizione che diamo, oltre a risoddisfare le tre proprietà che ho presentato prima, soddisfa anche il fatto che una volta composto questo protocollo con altri, le proprietà di sicurezza vengono preservate. L'unico problema però di questa definizione è che è ancora più difficile da soddisfare ed in più presenta complicazioni tecniche significative, per cui ci si aspetta appunto che la loro efficienza si perda molto diciamo, nell'usare questo tipo di approccio.
Un'altra cosa che volevo appunto sottolineare prima di entrare nel merito del protocollo è anche il modello dell'avversario, cioè cosa definiamo come corruzioni e come si comporta l'avversario. E di solito consideriamo due modelli per l'avversario, appunto. Il primo è quello in cui le corruzioni sono statiche, ovvero all'inizio del protocollo si sa chi sono i giocatori disonesti e i giocatori onesti. E da quel momento in poi nessun giocatore può essere più corrotto, cioè i giocatori onesti restano sempre gli stessi. E questo tipo di modello è meno realistico, ovviamente, perché è meno realistico, però perché è probabile che un avversario possa corrompere dinamicamente, però è più semplice presentare protocolli efficienti in questo setting, diciamo. D'altra parte, invece, un po' più realisticamente, abbiamo un avversario che è adaptive, nel senso che per ogni round può selezionare nuovi utenti e corromperli, per esempio, cioè, corromperli, e nella fase di corruzione inoltre impara tutto ciò che questi utenti avevano conservato, ad esempio, in memoria. Quindi ogni chiave segreta che questi utenti avevano generato, ogni informazione privata che avevano generato durante il protocollo, in fase di corruzione adattiva, questa informazione viene rivelata all'avversario, ovviamente. Quindi protocolli in questo setting sono più complicati da dimostrare e genericamente più inefficienti. Quindi, avendo, diciamo, dato prima un outline di quelli che sono i modelli dell'avversario e i modelli di sicurezza, cioè la definizione di base è quella componibile, o la corruzione statico-adattiva, vorrei dare un po' un overview dello stato dell'arte su questa primitiva. Appunto, il primo lavoro è stato quello di Bonnet, Scandian, Greco e Danzig nel 2020, che proponeva tre protocolli. Il primo, più importante, cioè il primo, diciamo, più teorico, diciamo, è quello su I.O., partendo dal basso. Una primitiva particolarmente potente, quindi era più un lavoro principalmente teorico, essendo molto inefficiente, diciamo, non essendo nemmeno chiaro come sia possibile istanziarla al momento, questa primitiva. Un'altra primitiva molto potente da cui istanziano questo tipo di protocolli è da TFC, un tipo di encryption particolarmente espressivo, che permette di fare operazioni omorfiche sui crittotesti, anche questo più teorico che pratico probabilmente. E la costruzione più pratica che proprio presenta è basata su shuffle. E sarò più chiaro cosa intendo per shuffle, cioè per mutazioni, più avanti, quando spiegherò il nostro protocollo, che si basa su una stessa idea. Il secondo paper, diciamo, la seconda costruzione è stata proposta da noi nel 2021, diciamo che migliorando quello che era il livello di sicurezza precedente a Universally Composable. E presenta una costruzione basata su Keyword Search Functional Encryption, cioè un tipo di, diciamo, cifrature anche là, che permette di decifrare in modo più espressivo crittotesti rispetto a cifrature normali. L'ultimo, diciamo, articolo, l'ultima costruzione recente è questo articolo, questo lavoro in cui presentiamo due costruzioni. La prima, che diciamo, essenzialmente migliora quella che era il livello di sicurezza della costruzione basata su permutazioni cioè del primo paper. E inoltre, un secondo miglioramento che portiamo è nel portare la corruzione da statica ad attiva. Perfetto, quindi ora, dato più o meno questo overview, ora entrerò più nel merito del protocollo, spiegando cosa intendo per shuffle. Allora, diciamo, la roadmap per arrivare alla costruzione. Inizialmente darò una brevissima introduzione a quello che è lo strumento crittografico principale che usiamo per istanziare il nostro protocollo. Poi darò un overview molto veloce di quello che è la costruzione shuffle-based nel primo paper. In seguito spiegherò come rendere questa costruzione universally composable e infine come raggiungere adaptive security. Ora, la prima e unica primitiva che utilizziamo, che è una primitiva essenzialmente molto studiata, quasi fondamentale in crittografia, è quella delle tuple di Feynman. Quello che abbiamo è, cioè, l'unica cosa che usiamo è un gruppo di ordine primo, G, in cui supponiamo che, per esempio, il logaritmo discreto sia difficile o problemi come il logaritmo discreto siano difficili. E con logaritmo discreto intendo, per esempio, dato un elemento G, esponenziare dato g e g alla r è difficile, per esempio, estrarre r. Ho problemi di questo tipo. Ora, con Diffie-Hellman-Tuple intendiamo una coppia di elementi di gruppo, g alla r e g alla rx, dove x è un elemento, diciamo, nell'ordine, cioè se g ha ordine q è un elemento un intero da 0 a q-1, uniformemente distribuito. La cosa interessante di queste tuple è che soddisfano una serie di proprietà interessanti.
La prima è che, dato una tupla di Fielman, chiunque conosca la chiave segreta può aprire questa tupla e dimostrare essenzialmente che è stato lui a crearla. E questa cosa soltanto chi ha creato la tupla può farlo, perché altrimenti chiunque fosse in grado di aprirla sarebbe in grado di rompere il logaritmo discreto di G alla RX in base a G alla R. La seconda proprietà interessante è che queste tuple possono essere rirandomizzate, ovvero, data una qualunque tupla di queste, esponenziando entrambi gli elementi ad un valore random, per esempio S, quello che si ottiene è una nuova tupla di Fielman con la stessa chiave segreta. E la cosa interessante è che, assumendo che l'ipotesi di Fielman sia valida nel gruppo, quello che succede è che la rirandomizzazione essenzialmente sembra come una coppia di elementi completamente random e indipendenti dalla tupla iniziale. Quindi quello che possiamo fare è avere, diciamo, queste buste che possiamo aprire e possiamo rirandomizzare arbitrariamente, in modo che non siano collegabili con, diciamo, il valore iniziale che avevano queste tuple. Ora, avendo questo strumento, la costruzione iniziale di Bonnet, Skandrian, Ansick e Greco si basa sull'idea che ogni giocatore all'inizio del protocollo, diciamo, pubblica una di queste buste e si, diciamo, localmente ognuno diciamo, tiene traccia di un vettore, un vettore contenente ognuna di queste buste. Quello che succede è che ogni giocatore, inizialmente, magari quando una busta viene messa in questa lista, è in grado di tracciare l'identità di chi ha creato questa busta, ma nel momento in cui un giocatore si registra e pubblica una busta nuova, può rirandomizzare ognuna di queste tuple e può applicare una permutazione di queste, in modo tale che qualunque giocatore, tranne il giocatore iniziale, siano in grado di ricollegare le tuple, finali con le tuple iniziali. Quindi in questo modo ogni giocatore nasconde la propria identità all'interno di questo vettore, e questo garantisce in un certo senso anonimità, cioè non è possibile alla fine di questa fase di shuffle ricollegare le buste al proprio proprietario. In fase di elezione, in seguito, assumendo che ci sia una fonte, diciamo, di randomness pubblica, cioè quello che chiamo random beacon, e questa cosa può essere istanziata con un altro protocollo, e di questo noi non trattiamo, è un problema ortogonale al nostro paper. Quindi, assumendo ci sia una fonte, diciamo, trusted di randomness, una di queste tuple viene scelta, e il giocatore in grado di aprire questa tupla viene dichiarato vincitore. Quindi, in questo caso, il giocatore per vincere deve rivelare la chiave segreta, l'esponente X di cui parlavo in precedenza, e tutti possono verificare che questo X è corretto, è quello che effettivamente apre questa busta. Ora, il motivo per cui questa costruzione non è UC, non è Universally Composable, è il fatto che i giocatori devono rivelare, diciamo, queste chiavi segrete. Un problema tecnico di UC è il fatto che questi protocolli devono essere simulati. Questi segreti, cioè rivelare segreti, porta a problemi tecnici nella dimostrazione di sicurezza. Ed in più, in realtà, sempre nel nostro paper presentiamo anche alcuni attacchi che possono essere portati avanti se questi segreti non vengono rivelati in modo corretto, se in fase di errori il protocollo non viene bloccato in modo corretto. Per cui, in modo che cioè la soluzione che presentiamo per rendere il protocollo universalmente componibile è semplicemente sostituire la fase in cui il vincitore rivela la chiave segreta con una dimostrazione in zero knowledge di conoscenza della chiave. Ora, non entro nei dettagli di cosa sia una dimostrazione zero knowledge, ma potete pensarlo come una prova che fa sì che tutti possano convincersi che il giocatore che ha creato questa prova conosca una chiave segreta, però nessuno è in grado di estrarre alcuna informazione sulla chiave segreta. Quindi una primitiva in realtà molto studiata, però che permette appunto di nascondere il segreto che non vogliamo rivelare. Ora, un altro improvement che portiamo sorprendentemente è che, nonostante questa costruzione sia nel modello UC, e quindi tendenzialmente in un modello in cui le costruzioni tendono ad essere più inefficienti, riusciamo comunque a presentare un'ottimizzazione che fa sì che il costo di comunicazione totale del protocollo sia in realtà la metà rispetto al precedente protocollo. E l'idea è che ognuna di queste tuple, che è composta da due elementi del protocollo precedente, noi siamo in grado di utilizzare un elemento comune per tutte le tuple, e ognuna di queste contiene un solo elemento di gruppo. Diciamo, questa è l'idea dell'ottimizzazione. Ora, il motivo però, ora, questa era la fase in cui dimostriamo, cioè, miglioriamo il protocollo rendendolo universalmente componibile, però abbiamo ancora un altro step da fare, ovvero rendere il protocollo adattively secure. Ora, il problema per cui questo protocollo attualmente non è adattively secure, o meglio, magari non siamo ancora in grado di dimostrare che sia adattively secure, è il fatto che adattively secure, ripeto, è, diciamo,
diciamo, il modello in cui l'avversario può corrompere attivamente i giocatori, è il fatto che se un giocatore che inizialmente diciamo, è onesto viene corrotto dall'avversario dopo una serie di round, l'avversario è in grado di leggere la sua memoria, ovviamente, ed è in grado di estrarre la chiave segreta che possiede questo giocatore al momento della corruzione. Ora, questo avversario in questo modo cosa è in grado di fare? È in grado di estrarre questa chiave segreta, guardare a quelli che erano i messaggi, diciamo, lo stato del vettore a una serie di lezioni precedenti, e da questo può essere in grado di capire che questa chiave apriva questo specifico criptotesto, questa specifica tupla, e da questo estrarre altre informazioni su altri giocatori. E questa cosa è problematica appunto perché rende il protocollo difficile da simulare e potenzialmente crea possibili attacchi, diciamo violando l'anonimità per esempio dei giocatori che hanno partecipato a questa elezione. Quindi il modo in cui noi diciamo, cerchiamo di risolvere questo problema per evitare che queste chiavi segrete che il giocatore ha al momento possano aprire criptotesti di elezioni passate, quello che facciamo è presentare una fase di key update, ovvero dove le chiavi dei giocatori vengono aggiornate ad ogni round, in modo tale che non siano più in grado di aprire i criptotesti precedenti. In questo modo le chiavi dei giocatori sono in grado solo di aprire i criptotesti della fase attuale, e in questo modo risolviamo il problema di creare questi collegamenti tra la storia di queste buste e lo stato attuale della chiave. Ovviamente per assumere una fase di key update dobbiamo anche fare un'assunzione un po' forte, ovvero quella di safe memory erasure, ovvero che i giocatori siano in grado di cancellare in maniera sicura la propria memoria, in modo che nessuno possa poi estrarre informazioni da essa. Ora, l'unico problema però di una fase di key update in questo caso è che abbiamo un po' uno scontro tra quella che è l'anonimità e quella che è la possibilità di fare update. Ora, perché questa cosa? Ora, supponiamo un giocatore voglia fare update della propria chiave, no? Per esempio, creando una nuova chiave random o aggiornando questa chiave random, per fare in modo che questa nuova chiave apra correttamente la propria busta, questo giocatore dovrebbe pubblicare dei nuovi elementi per poter aggiornare anche la busta. Diciamo, altrimenti la chiave aprirebbe anche le buste precedenti, quindi questa cosa non funzionerebbe. Quindi il giocatore deve anche aggiornare, aggiornando la chiave deve anche aggiornare la propria busta. E il problema fondamentale è che questa cosa non è possibile, perché se un giocatore potesse dire questa è la mia busta, vorrei aggiornarla, essenzialmente creerebbe un link tra, diciamo, la sua identità e la busta a cui è associato, diciamo, violando essenzialmente l'anonimità. Quindi sembra esserci un problema tra poter fare l'update della chiave e del proprio criptotesto e l'anonimità. Quindi per risolvere questo problema noi presentiamo questa soluzione. Al posto di tenere una singola lista di cui facciamo lo shuffle, diciamo, che permutiamo ad ogni round, teniamo due liste differenti. Essenzialmente prendiamo ogni tupla che viene divisa in due pezzi, diciamo. Questi due pezzi possono essere pensati come due vettori di elementi di gruppo, e questa busta è essenzialmente il prodotto componente per componente di questi due vettori, quindi niente di sofisticato. E queste due liste vengono gestite in modo differente. La prima busta, quella a destra per esempio, è quella che ogni volta che un giocatore si registra, ogni volta che vogliamo anonimizzare l'identità dei giocatori, viene permutata, in modo da nascondere l'identità, mentre la busta a sinistra, non viene mai permutata, ma ogni volta che i giocatori devono fare un key update, e quindi devono anche aggiornare la propria busta, possono modificare questi elementi. E questa cosa ora è possibile perché i giocatori sono associati a questi elementi, per cui non c'è nessun problema né se dichiarano di voler modificare un elemento specifico, una specifica posizione, perché è già noto che è collegato alla loro identità. Ed in questo modo, ora, per presentare per esempio come fa adesso un giocatore a vincere un'elezione, come vengono svolte le elezioni, per svolgere un'elezione essenzialmente si sceglie a caso un elemento della busta a destra, e il giocatore ad esempio in blu, se viene scelto il pezzo blu, può dimostrare di conoscere una chiave che apre la combinazione del pezzo blu a sinistra, associato a lui, ed è il pezzo scelto a caso da questa fonte di randomness fidata. Ora, in conclusione vorrei dare anche presentare un po' di comparison a livello di efficienza in termini di di comunicazione. Essenzialmente il nostro lavoro sono la linea blu e la linea rossa in entrambi i grafici. Comunque, per spiegare un po' anche il modello, noi studiamo, diciamo, l'efficienza dei protocolli supponendo che vengano svolte un certo numero di lezioni e che tra ogni lezione vengano eseguite un certo numero anche di registrazioni, cioè nuovi utenti si aggiungano al sistema.
in modo che, come dire, considerare sia il costo di registrazione sia quello delle singole lezioni. E il nostro lavoro rispetto ai precedenti lavori, diciamo, è quello che almeno in casi in cui diciamo, un numero limitato di utenti si registrano nel sistema, è quello che, diciamo, presenta il minor costo di comunicazione. E rispetto alla costruzione precedente, che è questa in marroncino, che essenzialmente si sovrappone a quella rossa, è quella cioè essenzialmente ha un costo di comunicazione dimezzato. Al contrario, invece, la costruzione adattiva essenzialmente ottiene un costo di comunicazione pari a quello della costruzione precedente. E il motivo per cui c'è una differenza tra questi due è perché nel caso adattivo considerano due liste, quindi la comunicazione raddoppia in questo caso. E infine, abbiamo messo anche nella comparazione anche il nostro precedente paper, che è una costruzione essenzialmente differente, che scala meglio appunto in termini di registration, però ha un costo iniziale di setup più alto. Perfetto, quindi per concludere, andiamo a dare un sommario: abbiamo presentato una costruzione efficiente, adattively secure, sicura nello using model di single secret di deletion, che essenzialmente ottiene risultati simili in termini di efficienza, se non migliori, rispetto a quelli precedentemente noti. E lasciamo anche due domande aperte, diciamo. La prima domanda è se è possibile ottenere in maniera sicura e altrettanto efficiente single secret di deletion senza assumere la possibilità di cancellare la memoria in modo sicuro. E la seconda domanda è se possiamo migliorare questi lavori in modo tale che funzionino in reti che siano semisincrone. Questo è un dettaglio un po' tecnico. Però essenzialmente nel nostro paper assumiamo che, diciamo, i messaggi arrivino entro un certo time bound. Quindi cosa succede se questa ipotesi viene tolta? Questa è la domanda che lasciamo aperta. Quindi con questo concludo e ringrazio per l'attenzione.